E quindi buonasera a tutti, cari amiche e cari amici. Stiamo continuando, siamo arrivati a festeggiare insieme una data importante, quella di sabato. Abbiamo celebrato il primo anno della rubrica, il primo anno veramente di grandi soddisfazioni, grazie a voi che avete mantenuto sempre altissima l'attenzione, senza la quale appunto sicuramente non sarei andata avanti. E proseguiamo questa serie di incontri, di conversazioni che non ci hanno, anche nei periodi più difficili, non ci hanno mai tenuti lontano dal mondo, dagli altri, anzi hanno mantenuto sempre un filo di collegamento importante, non solo tra voi e me, ma tra voi, me e naturalmente sempre gli ospiti che hanno voluto farci il piacere, il dono della loro presenza. E quindi, come la situazione che vivevamo, che abbiamo vissuto, ci sta suggerendo, e soprattutto ci suggeriva un anno fa, con queste conversazioni ho pensato, e ormai lo sapete, di invitare persone che per vita e per mestiere possono essere attenti osservatori, portatori di opinioni utili, anche fonte di ispirazione. E non per caso, questa sera, a proposito di ispirazione, abbiamo qui con noi una figura che mi fa particolarmente piacere presentarvi, Gianni Riccardi. Buonasera, ciao Gianni, benvenuto. Buonasera Laura, grazie. Grazie a te. E Gianni Riccardi, io, come avete letto nella locandina, pilota, ma più che pilota, è comandante di Business Aviation ed è direttore della scuola di volo di Genova. Ma vi racconterà lui meglio di quanto faccia io, che la sua professione, la sua esperienza di vita, la sua passione e anche le sue fonti di ispirazione. Tra quello che vi aggiungo è che, oltre a quello che in estrema sintesi vi ho anticipato, è stato istruttore, tra l'altro, dei primi corsi femminili appunto, rivolti appunto alle donne che sono entrate nell'aeronautica, e tra le tante donne che ha istruito, tutte ovviamente da ricordare, tutte da ringraziare per l'impegno. Citiamo forse la più nota, Gianni, che è Samantha Cristoforetti, tra le donne che tu hai istruito, e anche istruttore del solista delle Frecce Tricolori. Ricordiamo che le Frecce Tricolori hanno quest'anno celebrano il loro 60° anniversario, e poi molto molto altro che vi racconterò, ma soprattutto che vi racconterà Gianni in questa conversazione. Io, Gianni, prima di lasciarti la parola, se mi consenti, ti rubo ancora qualche secondo, perché mi fa molto piacere salutare gli amici, le amiche che si sono collegati, e quindi saluto Polianna, Deborah Deda Design Studio. Buonasera Deborah, benvenuta. Miki Amato, e poi ancora Rosalino Granata, Stefano Morelli, Aldo Pagliasso, e poi non possiamo non salutare Suora Elena. Ciao Suora Elena, un grande abbraccio. Sauro e Anna Maria Olivieri, Brenda Carmen Portante, Pasquale Santomauro, Giovanna Benzoni, Elio Muzza, Dimitri Colombo, Michela Amato, Toni Campa, e poi Paola Vibaudo, Mimmo Cuzzo Crea, Mauro Vercellino. Insomma, sono tantissimi, e veramente vi saluto e vi ringrazio per seguire. Federico Romano, e chiedo anche, come sempre, il grande favore di condividere, se vi fa piacere, questo video sulla vostra pagina Facebook. E grazie, e intanto passo la parola a Gianni Riccardi. Ma grazie Laura, vorrei adesso cominciare ad annoiare tutti con una serie di ricordi. Sì, hai detto bene, ho avuto la fortuna di essere il primo anno di ingresso delle donne che sono entrate con il corso Aquila ed è stata effettivamente una novità per tutti, non eravamo preparati, mentre
polizia, carabinieri, guardia di finanza avevano le donne, anzi, diciamo che comunque anche nei carabinieri sono entrati più o meno in quegli anni, ma noi siamo stati forse quelli meno pronti. La polizia era già pronta e quindi ha trasmesso l'esperienza alle altre forze armate come carabinieri e guardia di finanza, mentre in aeronautica è stato più un insegnamento per noi che per le ragazze che entravano la prima volta, perché devo dire che non eravamo pronti. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto del nostro meglio, però è stata un'esperienza molto molto interessante, specialmente perché nella scuola di volo di Latina, dove facevo l'istruttore a quei tempi, facevamo selezione. Selezione vuol dire valutare da subito con pochissimi elementi se le persone che si avvicinano al volo militare hanno, diciamo, i valori, la professionalità sufficiente per affrontare questo tipo di carriera. E quindi mandare via una ragazza in quegli anni era una cosa difficile, doveva essere valutata, penso, 10 volte in più rispetto ai colleghi maschi. Quindi è stato No, molto complicato in alcuni aspetti. immagino perché naturalmente poi su questo tema delle pari opportunità, diciamo, insomma, comunque delle donne che si avvicinano a professioni che sono tradizionalmente sono sempre state frequentate, appannaggio degli uomini, naturalmente poi c'è il tema quanto è il merito, quanto è la quota, lo vediamo anche in altri ambiti, naturalmente la quota rosa, eccetera. E poi così mi veniva da pensare, è comunque una di quelle professioni, non so adesso in questi ultimi anni, non sono più andata a spulciare, a vedere, però fare il pilota era proprio la classica professione, proprio nella top 10 delle professioni più desiderate dai bambini. Non so se lo sia ancora oggi, ma sicuramente lo è stato per decenni e decenni, quindi è proprio il classico, no? Anche negli stereotipi forse, però è così e quindi immagino poi ancora c'è cioè, la difficoltà 20 anni fa quando tutto questo, questa apertura c'è stata e oggi c'è un'integrazione, penso, sicuramente diversa. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono molte donne, ci sono donne che sono comandanti in compagnie aeree su aeroplani molto grandi, linee internazionali, che non hanno nulla da invidiare ai colleghi maschi, assolutamente. Sono molto integrate, fanno il loro lavoro esattamente come viene fatto dal lato maschile, quindi ci si integra benissimo senza nessun problema, sia in campo addestrativo, sia in campo operativo, e così è anche poi a livello di aeronautica militare e delle aeronautiche militari poi mondiali, perché poi hanno a che fare anche con colleghi maschi, colleghi femmine a livello di altre aeronautiche militari o di altre realtà. Quindi sì, assolutamente sì. E Passa un tu po' tanto tempo. sono appunto assolutamente, beh, in 20 anni si è come in tutte le professioni poi militari, no? Come dicevi prima, giustamente, immagino. E tu hai iniziato tra l'altro proprio come la carriera militare, giusto? E poi dopo oggi sei nel civile, però hai fatto tutto il percorso militare. E a proposito di mestieri più desiderati dai bambini, mi dicevi, è stata proprio una tua passione fin da piccolo, quella di sei riuscito a realizzare il tuo sogno e poi a livelli straordinari, perché oggi, tra l'altro, tu sei direttore della scuola di volo di Genova, quindi insomma un'importantissima scuola di volo, che è quella in cui tu hai studiato. Sì, per quanto riguarda tramandare queste emozioni, non lo so perché mio figlio vorrebbe fare il miliardario ereditando e non lavorando, quindi non so se si tramandi questa passione. Sì, ho iniziato a Genova, ho iniziato proprio a Genova e in quanto ha grandissime tradizioni, a Torino non siete da meno perché Genova, soprattutto con gli idrovolanti e Torino, hanno fatto la storia un po' Sì, è italiana, quindi vero. sicuramente siete assolutamente a livello di Genova. E sì, ho iniziato a Genova proprio l'Aeroclub perché
prendere il brevetto di pilota, a suo tempo si chiamava di primo grado, oggi si chiama attestato, comunque il brevetto di pilota privato, e danno la possibilità di avere un punteggio che fa graduatoria durante la selezione in aeronautica militare. E quindi io avevo iniziato a Genova facendo il primissimo volo, non avevo neanche mai volato prima, quindi ho fatto il primo volo ed è stata un'emozione che poi dopo è continuata perché effettivamente non ha mai fine, è sempre un'emozione diversa che si sviluppa, ma che continua. Ed è stato molto bello tornare a Genova proprio 3 anni fa, un paio, tra 2 o 3 anni fa, tornare con la possibilità di portare quella che è stata la mia esperienza da istruttore, perché ho fatto l'istruttore sia in Italia che in America per una decina d'anni, quando ho avuto la possibilità appunto di farlo per l'aeronautica militare, e quindi sono riuscito a portare a Genova tutta questa esperienza e quindi facendo fare, penso, un salto di qualità, tra l'altro in un anno, quello passato, molto complicato, dove siamo riusciti a brevettare 12 persone, 12 nuovi piloti che all'inizio avevano un po' di paura semplicemente per venire a volare per il discorso di questo Covid, ma come tutte le realtà ci siamo adeguati con protocolli, con tutte le precauzioni, e siamo riusciti effettivamente a lavorare in modo molto professionale senza avere problemi. Hai fatto delle esperienze poi straordinarie perché hai lavorato anche per la NATO, poi in Texas, cioè hai avuto modo proprio di sperimentarti in diverse situazioni, diversi ambiti. Oggi poi ti occupi anche di voli ospedalieri IPV, imminente pericolo di vita, e a Ciampino dei voli di Stato. Quindi penso che tu abbia toccato tutte le varie possibilità che ci sono nella tua professione magnifica. Sì, ho avuto veramente la fortuna di fare tantissime esperienze e devo dire che in ogni situazione sono state le esperienze che hanno dato qualcosa in più a me rispetto a quello che posso aver dato io alla realtà in cui mi trovavo, perché ci sono delle realtà che sono veramente uniche e non si può che imparare. Si può fare il proprio lavoro in modo professionale, con tanto impegno, con tanta dedizione però poi si ha sempre indietro qualcosa che veramente ha un valore, un bagaglio culturale che ti porterai sempre dietro. Penso che se nella vita facciamo il nostro lavoro con passione, poi dopo non possiamo che trovarci più ricchi, portarci qualche cosa dentro che, anzi, possiamo regalare qualche cosa poi agli altri, quindi possiamo essere un veicolo, per travasare questa bellissima esperienza, questa ricchezza che abbiamo immagazzinato, ed è veramente una cosa bella. E hai citato una delle attività del 31° stormo a Ciampino, l'attività della flotta del governo italiano, che tutti ricordano il fatto che il nostro governo vola con l'aereo privato di Stato, ma effettivamente i ragazzi che lavorano lì sono sempre su allarme 24 ore su 7, 365 giorni all'anno, per fare servizio di voglio ospedale per il contribuente, quindi per tutti i cittadini italiani, sia in Italia che all'estero. Ed è quella è stata, penso, una delle emozioni più grandi che ho vissuto, perché quando hai la possibilità di salvare dei bambini che hanno pochissime ore, quindi neanche un giorno, e portarle d'urgenza da un posto all'altro per essere operati, Beh, lì non c'è sì. tramonto, non c'è alba che tenga vista in volo, perché No, no. sono emozioni che solo a pensarci ancora ti vengono i brividi alla schiena, e sei felice, sei soddisfatto di aver fatto parte di una squadra azzurra come quella dell'Aeronautica Militare, quindi assolutamente. Immagino. No, tu tra l'altro lo racconti bene anche in diversi articoli che pubblichi, e veramente, come diceva Suor Elena, sarebbe bello poter, insomma, trasformare in un copione
per un film davvero la tua vita o alcune esperienze della tua vita che sono davvero straordinarie. Un po' di parte, Suor Elena. Fa un No, po' però di... devo dire che ho avuto modo di leggere e sottoscrivo, quindi assolutamente. E poi ecco un'altra cosa che trapela, cioè tu parli appunto di passione, di determinazione, di entusiasmo e come dicevi prima, credo che una delle cose più grandi della nostra vita sia davvero poter fare un lavoro che uno ama, come dicevi prima, potersi alzare al mattino e andare a lavorare col sorriso è un apprezzo, è davvero impagabile. Lo diceva anche, mi sembra, Primo Levi, o se non erro, veramente concordo. Cioè davvero fare il lavoro che ami è come non dover lavorare mai, no? Nel senso che comunque talmente la soddisfazione del proprio essere, di l'espressione di sé che ti porta, credo, a raggiungere per l'essere umano una delle possibilità di espressione, di crescita, anche di riconoscimento del proprio valore più alte che si possono avere. Assolutamente sì, concordo, concordo in pieno. E questo è un lavoro che devi amare, devi avere passione per farlo, perché comunque ci sono sicuramente dei sacrifici, come tutti gli altri lavori, ma passano in secondo piano, perché poi la stanchezza e le varie difficoltà che si possono incontrare quotidianamente, comunque veramente passano in secondo piano. Un po' perché l'ufficio è uno degli uffici più belli al Eh mondo, bello alto, un po' sì, perché ai piani hai... alti, diciamo, luminosi piani alti. un po' perché l'attività dell'istruttore, penso come tutto l'insegnamento in generale, se si fa con passione, anche quello dà delle soddisfazioni incredibili, perché quando si vede un ragazzo, un giovanotto o una persona anche magari meno giovane andare finalmente in volo da sola, è sempre una soddisfazione, è sempre bello vedere, guardare questo aeroplano che si stacca e vedere che sei riuscito a regalare il sogno a un'altra persona, quindi a trasferire questa passione. E sono veramente delle emozioni che ripagano la giornata, assolutamente. No, deve essere una meraviglia, immagino. E tra l'altro poi, appunto, come dire, per antonomasia, il pilota è una persona di cui, come dire, che ispira molto, molta fiducia, ci si deve fidare del pilota, ovviamente. E quindi, non so, c'è tutta un'allure, no? Rispetto a una figura come la tua e quella dei tuoi colleghi, delle tue colleghe. Sì, diciamo che ci sono un po' opinioni discordanti in merito, nel senso che qualcuno dice che sono tutti matti i piloti. Alcuni esperti diciamo che siamo comunque molto vivaci, siamo molto estroversi e molto creativi. Quindi questo potrebbe farci arrivare a essere dipinti come quasi delle persone che non è che siano tutte quante a posto, specie se vogliono staccarsi da terra. Diciamo siamo dei sognatori, ma la cosa vera è che anche, e mi piace sottolineare questa cosa, non bisogna essere piloti professionisti per trasmettere delle sensazioni di fiducia nel prossimo, perché anche i ragazzi che si avvicinano alla scuola di volo, come gli allievi che abbiamo a Genova, alla fine la cosa che caratterizza tutti quanti è una sorta di disciplina che si impara con il tempo, si impara giorno per giorno a conoscere il proprio corpo, la propria mente, il proprio riposo, i propri cicli di sonno. Si impara veramente a conoscere se stessi, a eliminare le problematiche che ci distraggono proprio per poterci concentrare nell'attività che facciamo. A me piace chiamare sempre, a prescindere dalla complessità dello scenario, mi piace chiamare il momento in cui ci si avvicina ad andare in volo, fino al momento che si è terminato il volo con tutto quello che la burocrazia
richiede da questo punto di vista di attività, chiamarlo una bolla. La chiamo una bolla perché bisogna cercare di lasciare un po' tutto quello che è fuori. E diciamo che nel Crew Resource Management i dottori sono molto molto simili a noi, diciamo che abbiamo lo stesso approccio al problema e lo stesso approccio al lavoro. Cerchiamo di lasciare quello che ci può distrarre, che quindi ci può indurre in errore, lasciarlo fuori dall'attività che stiamo facendo in quel momento. Un esercizio, diciamo, quasi zen, non so, adesso così un po' semplificando, però proprio la capacità di stare nell'attimo, nel presente. Sì, direi di sì. Direi di sì. Ma tu hai visto, cioè viaggiato in tutto il mondo, immagino, perché non ci sono angoli della terra che ti sono sfuggiti. Ho avuto la possibilità, sì, di fare voli veramente in quasi tutte le zone del mondo. Arrivo dall'ultima settimana da un viaggio sopra il Polo Nord con una situazione climatica perfetta, quindi un cielo sereno che ci permetteva di vedere a migliaia e migliaia di chilometri di distanza questa calotta, e non è vero che si sta sciogliendo, è proprio bella bianca bianca. In questo momento è bella bianca bianca. No, non so se si stia sciogliendo veramente o no, però sì, abbiamo la possibilità veramente di vedere posti che direi altrimenti non avrei mai visto, perché con il lavoro che faccio negli ultimi 10 anni ho la possibilità di andare dall'estremo nord, dall'estremo sud, da est a ovest, in posti che sia per questioni economiche che di tempo, che anche semplicemente perché magari alcune situazioni non si conoscono neanche, non conoscevo neanche, ho scoperto paesi, realtà, culture che effettivamente anche queste fanno parte del proprio bagaglio poi che ci si porta dietro. Bellissimo. Senti, ma ecco, fisicamente, così ti chiedevo prima, mi prometto di richiedertelo, è faticoso, cioè è un lavoro molto faticoso. Io penso anche il ciclo veglia, sonno, i pasti, non, è difficile, perché è un lavoro da un lato sì, molto sognatori, però dall'altro, come dicevi, la disciplina e il rigore devono essere massimi, non puoi distrarti, devi essere. Diciamo che bisogna essere disciplinati, avere un metodo, questo è proprio quello che insegniamo nelle scuole di volo come quella di Genova, ma aumentando la difficoltà, aumentando la professionalità, non perché Genova non sia professionale, ma nel senso andando per esempio a frequentare corsi in aeronautica militare dove ti richiedano altre caratteristiche e altri sacrifici, oppure anche nella scuola di Genova dove facciamo i corsi professionali, quindi partiamo dal brevetto per sport privato per arrivare poi a quelli professionali, sono richiesti dei livelli superiori sia di impegno, sia di studio, sia di culture, sia di atteggiamento, nel senso che ovviamente più si complicano le cose e più bisogna essere un pochino più concentrati in quello che si fa. Però tutto è fatto con un'estrema serenità, nel senso che se c'è un momento in cui ci sentiamo che la situazione ci sta richiedendo uno sforzo incredibile per rimanere concentrati, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Lo stress non deve essere mai così alto. La gestione dello stress deve essere sempre sotto controllo. Tant'è che si fanno appunto gli appositi addestramenti per le emergenze, per le situazioni inusuali o anormali, proprio per essere in grado poi di rispondere a questo tipo di situazioni sempre con un livello di stress adeguato alla situazione. Lo stress ce l'abbiamo tutti i giorni, in qualsiasi situazione, da quando andiamo a prendere il bambino a scuola e siamo in ritardo perché il traffico è in quel giorno congestionato, al qualsiasi tipo di lavoro. Ed è quello che ci stimola, è quello che ci fa rendere meglio, è quello che ci dà la possibilità di andare più veloce, di resistere alla fatica fino a un certo livello, poi dopodiché diventa una cosa nociva, quindi un livello di stress troppo alto
e alla fine può compromettere la situazione, le proprie prestazioni, sia fisiche che mentali. Quindi è molto E quindi importante. lì cerchi di fermare, cioè non l'aereo ovviamente, ma cerchi di prenderti, i piloti cercano di prendersi degli spazi di Si recupero. cerca di pianificare al meglio delle proprie risorse e del tempo a disposizione quello che sarà il volo che si va ad affrontare. Quindi diciamo che la pianificazione richiede una grandissima concentrazione, perché per la pianificazione siamo comodamente seduti a terra, su un divano, un tavolo, una scrivania, un ufficio, e quindi abbiamo la possibilità di prevedere tutti quelli che sono le problematiche che potremmo avere o gli imprevisti che potrebbero insorgere e variano dai vari contesti e dai vari tipi di volo. E questo ci permette di anticipare quelle che sono la maggior parte delle problematiche e quindi essere pronti. E scusa Gianni, ma immagino che appunto in anni di carriera così intensa, di carriera così ricca, densa di esperienze, tu abbia vissuto, appunto, citavi prima, appunto, immagino che trasportare velocemente, facendo un conto alla rovescia, un bambino che è in una situazione di salute drammatica, possa essere anche quella una causa di stress, oppure anche momenti di pericolo, di po condizioni climatiche, eccetera, meteorologiche, ti è capitato più volte, credo. Qual è Sì, stato tutto il insieme. momento tra i peggiori, non dico il peggiore, ma quello che ha richiesto un sangue freddo, una calma superiore a quelli che già metti in campo? Allora, sicuramente quello che hai detto, e mi chiedo sempre quando mi chiedono: ah, ma il tuo lavoro è difficile? Penso sempre ai dottori, ai chirurghi che operano sala operatoria tutti i giorni, come facciano a far diventare il loro lavoro una routine così difficile, così legato a livello sentimentale, umano, a cercare di salvare la vita della persona che hanno di fronte, che hanno sul lettino. Io penso sempre che è quello il vero lavoro che stressa e che crea veramente, penso, delle difficoltà a livello morale, a livello proprio di sentimenti, di passione. Io mi sono ritrovato i primi voli, anche lì dipende sempre da quanto uno sia preparato per quello che sta facendo. Per esempio, i voli che ho fatto ospedale, specialmente vedendo questi bimbetti nelle loro culle termiche di veramente qualche ora, e pensare di doverli portare il più fretta possibile da un punto A a un punto B per permettergli di sopravvivere, è stata un'emozione forte, ma ancora più forte è stata l'emozione di vedere il papà di questi bimbi. Perché il papà era ovviamente in un turbinio di sentimenti da qualche ora prima che non avrebbe mai immaginato. Immaginiamoci una coppia che sta per avere un figlio e il papà viene chiamato e gli viene detto: guarda, tuo figlio ha un problema serissimo al cuore. Dobbiamo trasportarlo d'urgenza come nel caso di quell'articolo, da Cagliari verso la Toscana, perché altrimenti non riesce a sopravvivere. E quindi questo papà che si ritrova catapultato su un aeroplano in fretta e furia di corsa, senza capire bene cosa sta succedendo, eccetera, e potergli stringere la mano e dirgli, insomma, in bocca al lupo, è qualche cosa che a livello umano è veramente qualcosa di emozionante. Per il resto, invece, tutto, quasi sempre tutto, studiato proprio per evitarle queste problematiche, per evitare che il pilota sia emotivamente coinvolto al punto di dire: mamma mia, questa difficoltà è talmente più grande di quella che mi sarei mai aspettato che io non so che cosa fare. Questo non succede mai. Se l'addestramento è fatto bene, se vengono coperti tutti i punti, questo non accade. Noi copriamo tutte quelle che sono le problematiche che si possono affrontare in volo. Poi sì, quello che hai detto tu è vero. Gli stress sono piccoli e sono tutti insieme. Non ho dormito la notte, sono a meno 30 gradi, e ho volato da
più 12 a meno 12 rispetto all'orario di italiano. Sono tutte cose che tutte insieme creano uno stress che sale in modo progressivo. E per questo però ci sono anche delle normative, ci sono anche delle regole di compagnia, c'è tutto un lavoro dietro, c'è tutta una normativa dietro che serve proprio a tutelare il pilota. Il pilota deve andare in volo, deve essere sereno e tranquillo, deve sapere che va da A a B, calcola tutte le variabili ed è in grado di gestirle. Sì. Grazie Gianni. No, sono insegnamenti credo applicabili poi in tantissime situazioni della vita, diciamo molto più meno avventurosa di ognuno di noi, però sono anche appunto accorgimenti e suggestioni preziose. Cioè, al di là così dell'interesse, del piacere di conoscere proprio un ambito poco noto, penso a tanti, no? Nel senso, voliamo tutti, volavamo perché adesso sicuramente tutto è cambiato, speriamo che si riprenda, però sono appunto situazioni che poi nella vita in qualche modo ci riguardano. Ti salutano e saluto anch'io Monica Labruco, ciao Monica, Emir Picco, buonasera, Federico Romano, che fa i complimenti alle frecce tricolori e dice la nostra pattuglia acrobatica militare. Buonasera Federico, buonasera Narita Canavesio, Mauro Vercellino, Dimitri Colombo, insomma sono molti complimenti. Federico Romano che ricorda la sua famiglia genovese, Rossi Mangini, un nome notissimo. E poi Luisa Sarale, ciao Luisa, e Rotary Club Torino Palazzo Reale, buonasera Anna Pia a tutti e a tutte, Francis Simon, Federico Romano, Deborah, Leonardo, Maestro Leonardo Vannella, Renata Cabodi, buonasera Renata, Barbara Veglio, ciao Barbara, Filomena Fuggetta, che dice l'aeronautica militare, il corpo militare più elegante e valido, dice per lo sviluppo di una nazione. Aldo Pagliasso che dice molto interessanti le considerazioni e le testimonianze su una professione difficile, appassionante come quella del pilota aeronautico e istruttore di volo, sull'importanza del ruolo che hanno assunto le donne anche in campo aeronautico. Infatti, questo è proprio poi un tema che non so se non si conosce molto, credo. Non, poi Suor Elena, ecco, che dice: bravo Gianni, quante belle cose stai dicendo sui piloti, fai venire voglia di prendere il brevetto anche a 70 anni. Vi aspettiamo, abbiamo fatto volare la settimana, un mese fa, scusate, un mese fa abbiamo fatto volare un signore di 90 anni. Dai, incredibile! Scusate, Ma sì, volare. assolutamente. È Ma venuto a abbiamo volare, fatto. a provare, si è messo ai comandi di uno dei nostri aeroplani dell'Aeroclub di Genova ed è venuto, ha fatto un'ora di volo, contentissimo. Ma che E non meraviglia! solo, a ottobre abbiamo fatto volare anche una signora di 90 anni, sempre a Genova. No, Quindi dai, questo non è c'è limite d'età. stupendo. Allora, sorelle, ne andiamo insieme, anch'io. Ci proverò, ma io sono un po' paurosa. E comunque Giovanna Benzoni ti saluta e buonasera Giovanna, Gian Giacomo Della Porta, e Dimitri Colombo, Francis Simon, Filomena Fuggetta, Nunzio Sucameli, ancora Debola, Ali El Arja, grazie Ali che è stato ospite poco tempo fa, Antonio Todisco. Buonasera a tutti e a tutte e mi raccomando condividete. Se potete, grazie. Adesso lo dico così, ma mi fa molto piacere, veramente ve ne sono grata. Volevo chiederti ancora, ci hai raccontato Gianni appunto un po' com'è stato questo anno che abbiamo, non dico alle spalle perché purtroppo non è terminato, ma comunque quest'anno rispetto soprattutto alla scuola, ma in generale, diciamo i voli, eccetera, come è stato vissuto questa difficoltà, ecco, cioè il fatto che non si sia più viaggiato, abbiamo letto anche di compagnie che ovviamente con gravi problemi, ecco.
Allora, devo fare devo differenziare un po' l'attività della scuola con quella che è la mia attività principale di business aviation, per la quale ho avuto la possibilità di continuare a volare da subito con viaggi intercontinentali, voli di rimpatrio, ma la maggior parte, insomma, voli per il gruppo per cui lavoro. Quindi, io ho avuto la possibilità di non fermarmi mai. Siamo riusciti ad andare nelle situazioni, nelle zone del mondo in cui si poteva volare e devo dire che abbiamo trovato delle realtà in alcuni casi veramente molto, ma molto diverse rispetto a quella italiana, ma non solo, rispetto un po' a quella europea. E abbiamo. Anche perché, scusami Gianni se ti interrompo, tu hai avuto modo di vedere quello che nessuno di noi ha visto, cioè il mondo durante i periodi peggiori, no? Quindi hai toccato con mano quello che succedeva altrove. Esatto, e devo dire che non vorrei prendere una direzione che politicamente possa essere pericolosa, ma devo dire che effettivamente in tutto il mondo c'è stata veramente all'inizio tanta incertezza, veramente tante indecisioni sulle misure da adottare, le stesse città o stati adottavano delle misure, ma in modo parziale, no? C'è stata veramente tanta confusione, veramente erano tutti quanti sorpresi e sono passato da spiagge caraibiche aperte al pubblico a quarantene di 15 giorni in hotel a seconda del momento della situazione che si viveva. Per fortuna sempre con tutte le cautele, senza avere nessun tipo di problema. Ma devo dire che ci sono dei paesi in giro che si fanno, sembra che si facciano molti, molti meno problemi rispetto a quelli che ci facciamo noi. In particolare ci sono dei paesi in cui i ristoranti sono aperti da ottobre completamente, dove hanno vaccinato tutte le persone che lavorano nei ristoranti già a settembre e quindi è tutto quanto aperto, con le mascherine all'ingresso, con le mascherine per quanto riguarda le persone che lavorano, ma è tutto aperto. Ora non vorrei scatenare una bufera, però effettivamente questo è quello che vediamo in giro. Per quanto riguarda la scuola di volo, invece, quindi tornando un po' a una realtà più vicina a noi, beh, a Genova abbiamo avuto la possibilità di regalare un terrazzo a chi magari viveva in un appartamento nel centro di Genova, quindi dar la possibilità a chi non poteva più stare chiuso in casa a prendere quest'ora di boccata d'aria a bordo dell'aereo e quindi andare in volo sul mare perché comunque le attività erano permesse e quindi siamo riusciti ad andare avanti con un protocollo severissimo che abbiamo applicato alla perfezione e per il quale abbiamo avuto solo una persona che ha portato è stata risultata positiva, ma non all'interno del club, ma risultata positiva da fuori, ma siamo riusciti a contenere perfettamente il problema senza avere nessun tipo di complicazione. E quindi questo ci ha permesso di andare in volo veramente sereni e a dispetto di un piccolo momento di titubanza all'inizio, quindi verso maggio, quando poi abbiamo un po' cominciato ad aprire tutti, e da giugno in poi abbiamo volato veramente bene e veramente abbiamo dato questa possibilità a tutti. Quindi devo dire che per quanto mi riguarda, la sensazione sul 2020 è una sensazione che non posso dipingere come personalmente, come una sensazione negativa, ovviamente. Guardando tutto quello che c'è stato intorno, che Sì. abbiamo ancora intorno, drammatica, come la vediamo tutti. Senti, è proprio per quello che tu hai appena detto, cioè che hai soprattutto fatto, cioè nel senso che hai avuto la possibilità di guardare e hai la possibilità di guardare quello che sta succedendo in tempo reale negli altri paesi del mondo. Come vedi il futuro rispetto appunto al momento che purtroppo stiamo ancora vivendo, che insomma è ancora piuttosto preoccupante e sarà preoccupante a breve e non solo a breve, lo è già dal punto di vista anche socio-economico. Allora, vedo, mi è capitato di fare questa riflessione appunto facendo una piccola
comparazione tra i vari stati, tra le persone che si vedono, e devo dire che sono tutti stufi. Non ce la fa più nessuno. Anche negli altri stati le mascherine sono sempre meno presenti, la gente cerca, sta sempre meno attenta. Mi è capitato di parlare con diverse persone che mi chiedono: ma quale virus? Ma no, non c'è nessun virus. Devo dire che c'è veramente ancora confusione, non so quale sarà il futuro. Alcuni stati sono ripartiti molto, molto spediti, non so però per quali motivazioni, perché non tutti hanno avuto il vaccino. Io penso che sia una combinazione tra chi ha già avuto il virus, chi è stato vaccinato, chi fa parte di quella schiera che non ho mai preso per quest'anno, figurate se lo riprendo, è solo un raffreddore. Devo dire che, come spesso accade a livello umano, ma parlo solo per me stesso, spesso abbiamo un po' la tendenza a autoconvincerci di quello che vogliamo, quindi da questo punto di Sì, vista, ognuno la legge, sì, come preferisce, sì, e però come magari i vari siamo lo consentono. a Dubai, ci sono le spiagge piene di persone, in Russia ci sono ristoranti pieni, alle Maldive, ai Caraibi è tutto aperto, ma con alcune restrizioni. Ognuno cerca di ripartire. Ho visto un Sì. po' la tendenza è quella che tutti cercano di ripartire, perché ovviamente sono qua tutti quanti in difficoltà. Per quanto riguarda invece la situazione degli aerei, io credo che ritorneremo a volare prima di quello che hanno stimato, perché appena la gente potrà essere vaccinata e andare via con un po' più di tranquillità, Sì, credo che non vedrà l'ora di farsi il primo viaggetto dopo tanto tempo è che è qua. vero, Quindi è vero. Abbiamo non ho già dubbi. visto Pasqua, effetti. Ripartiremo. Bene, grazie Gianni. Salutano ancora Antonio Todisco, Giovanna Musarella e Guido Imanon, che dice sogno un volo in Aliante. Che ha già volato sugli aerei motore centinaia di volte, Jeanette Miletto, che saluto con affetto, dice affascinante questa professione che ho sempre ammirato. E Jeanette, vedi, si aprono degli scenari, andiamo, anche noi faremo questo, ci possiamo provare. Adesso una battuta, però tu sì, perché sei una donna coraggiosissima, quindi Antonio Vigliante, è ancora Federico Romano, Beppe Riondino, insomma, Federico Romano in particolare, che dice appunto ti fa tanti complimenti e insomma e ha proprio questa adorazione poi per Genova in particolare, che è una città che poi personalmente anch'io amo molto, in cui ecco, aggiungo questa notazione personale, ci ho vissuto quasi 2 anni ed è veramente magnifica. Laura, ti aspetto a Genova, andiamo a fare un volo su Portofino, sulla Ah, costa. che bello! Ah, grazie Gianni, grazie, grazie, non dico di no. Grazie, Aspetto allora. veniamo a trovarti, di sicuro con suora Elena. Senti, volevo, niente, intanto ti ringrazio e ringrazio gli amici e le amiche che ci hanno seguito con la preghiera sempre di condividere. Ti lascio la parola per salutare e poi chiudo. Sì, grazie, grazie a tutti. Volevo dire che ogni successo nella nostra vita, secondo me, non lo facciamo da soli. Hai citato Suor Elena prima. Suor Elena è una presenza costante nella vita di non so neanche quante persone, non so Sì, dove trovi, possa trovare il tempo migliaia, sì, migliaia. per fare così da guida spirituale per le persone. Però credo che quando raggiungiamo un successo, piccolo o grande che possa essere, c'è sempre qualcuno nel nostro cammino che ha camminato con noi, che ci ha deviato la strada, che ci ha ostacolato, che ci ha agevolati. Nulla è per caso nella vita, quindi io penso che alla fine è vero che tutto dipende da noi, dobbiamo trovare le risorse dentro, dobbiamo essere noi bravi a motivare chi ci sta vicino, e quando abbiamo un successo è bello pensare che non l'abbiamo fatto e non l'abbiamo raggiunto da soli, ma è bello anche condividerlo con quelli che ci sono vicini, perché è la cosa più bella del mondo.
Gianni, ti ringrazio tantissimo anche per questo messaggio magnifico, perché è bellissimo, è veramente prezioso per ognuno di noi e devo dire, io poi personalmente lo condivido, io penso che sia fondamentale poi nella vita arrivare a riconoscere questo. Hai detto una cosa importantissima, secondo me, e non è da tutti, mi permetto di dire. Perché tu hai citato non solo il fatto su cui chiaramente tutti siamo d'accordo, non voglio banalizzare, però come dire, approfondendo, sappiamo che è così che dobbiamo a tutti, ma tu hai detto una cosa interessantissima, che dobbiamo anche a chi ci ha ostacolato e questo non è da tutti. Questo è veramente un messaggio straordinario. Grazie davvero. Sì, noi è un po' un dettaglio di noi piloti. Noi impariamo molto più dai nostri errori che dalle cose che facciamo bene subito. E Bellissimo. quindi è una mentalità poi che ci portiamo dentro, perché se chi fa autocritica è in grado di migliorare ed è in grado di capire che forse non era qualcuno che ci ostacolava, forse eravamo noi che non facevamo tutto il possibile, che non davamo tutto noi stessi. E quindi sono fermamente convinto che anche gli ostacoli che troviamo sul nostro cammino sono molto utili. E c'è una citazione di Samantha Cristoforetti, visto che l'avevi citata prima, che dice proprio qualcosa del genere in uno dei suoi libri, e dice che un ostacolo nel nostro cammino non è un segnale per farci fermare e dirci non arriveremo mai a raggiungere quell'obiettivo, ma semplicemente per farci capire che dobbiamo trovare un'altra strada per arrivarci. Che bello, ma grazie, grazie davvero Gianni, è un messaggio stupendo, sono veramente felice di questa conversazione e devo dire dai commenti che saluto Giuseppe Marotta, Mimmo Cuzzocrea, sono veramente complimenti miei, sono i complimenti di tutti, perché veramente appunto Liliana, Antonella, Mimmo, Giuseppe, sono veramente anche Deborah che dice, ha trasmesso un bellissimo messaggio, veramente da parte di tutti, grazie davvero, grazie Gianni, ci sono anche Grazie citazioni di De André, Liliana dice appunto grande, Mimmo anche, e poi Dimitri, buonasera comandante. E poi ecco, chiudo con suora Elena che ringrazio perché ci ha fatti incontrare e poi ringrazio perché veramente, come dicevi tu, è davvero una guida a 360 gradi per tutti noi, veramente un riferimento, un affetto grandissimo. Quindi grazie, grazie suora Elena, grazie, grazie Gianni, grazie a tutti e a tutte. E ci vediamo a Genova, spero presto, insomma, appena sarà assolutamente possibile. sì, l'invito è lì, è arrivato. E ti aspettiamo a Perfetto. Torino con la tua famiglia, a Moncalieri, anzi. E quindi, insomma, speriamo di riprendere tutto. Tra l'altro, noi domani riprendiamo almeno virtualmente con una visita a un progetto innovativo dell'Università di Urbino e ci sono iscritti oltre 40.000 ragazzi, ragazzi e ragazze, studenti da tutta Italia e faranno una visita virtuale a Torino domani e dopodomani a Moncalieri. E quindi insomma in qualche modo iniziamo, ne approfitto per dirlo perché ci si può iscrivere gratuitamente anche al di là del tramite delle scuole. Quindi davvero una buona serata, un saluto a Genova. E io do appuntamento a tutti e a tutte a proposito anche di veneranda età con l'ospite di sabato, sarà l'avvocato Bruno Segre, che appunto citavamo i novantenni pilotano l'aereo. Bruno Segre, come sapete, insomma, ha 102 anni ed è una persona
straordinaria, con una vita dinamica, attivissima sempre, ma soprattutto l'invito che sono grata che l'avvocato sempre Gassegre abbia accettato l'invito, è per celebrare il 25 aprile, l'anniversario della liberazione, e quindi insomma davvero chi più di lui, campione di antifascismo, può aiutarci a celebrare questo momento importante per la nostra Repubblica e per la nostra storia. Quindi buona serata a tutti e a tutte, vi aspetto sabato, e davvero Gianni, un grazie grandissimo e a presto. Grazie a te, Laura, grazie a tutti quanti per l'attenzione. Grazie, buona serata, ciao.